Ciao, io sono Bernardo per techzilla.it e si è appena conclusa la conferenza stampa di Samsung. Ecco i nuovi Galaxy S7 ed S7 Edge. Ok, finalmente siamo con Samsung Galaxy S7. Vi faccio vedere il design, che non è cambiato tantissimo dalla precedente generazione, ma Samsung ha operato davvero bene, perché questo dispositivo dal vivo è assolutamente bellissimo. Troviamo delle curve molto molto morbide, con vetro per la parte frontale e vetro per il posteriore, ma sfondato su tutti i lati, quindi un dispositivo davvero molto morbido, piccolo, compatto, con una cornice in alluminio con preciso diamond cut che riesce ad enfatizzare tutte le curve di questo fantastico dispositivo. E c'è da dire che le sensazioni in mano sono assolutamente fantastiche. Come è possibile notare, anche l'ottimizzazione del display è assolutamente buona. Abbiamo un display su Samsung Galaxy S7 da ben 5.1 pollici e sulla parte frontale, oltre ai tasti multitasking e indietro, abbiamo anche il sensore di impronte digitali. Un design che onestamente trovo fantastico. Samsung ha fatto bene a non stravolgere le sue linee, quindi questo è davvero un dispositivo dal punto di vista estetico incredibilmente invidiabile. Poi c'è questa colorazione oro che trattiene un po' le ditate, ma effettivamente è molto molto bella. Ok, adesso è il turno delle specifiche. Samsung ha operato davvero bene, abbiamo un processore. In realtà sul processore c'è ancora qualche dubbio tra il Qualcomm o l'Exynos, non ci sono specifiche precise, quindi potrebbe essere uno Snapdragon 820, quasi sicuramente per l'Italia. Abbiamo ben 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna. La grossa novità è che sono di nuovo espandibili via micro SD, il display da 5.1 pollici, Super AMOLED 2K, mentre la fotocamera è da ben 12.3 megapixel e la frontale invece è da 5 megapixel. La batteria, finalmente su questo Samsung Galaxy S7 si può avere una batteria degna di nota. Samsung è riuscita ad introdurre in un corpo davvero sottilissimo una batteria da ben 3000 mAh, quindi sotto questo punto di vista dovremmo essere coperti per riuscire ad avere una giornata di utilizzo senza nessun tipo di problema. La prima novità dal punto di vista software è ben evidente, c'è il display always on, quindi basta semplicemente tappare sul tasto di accensione per avere l'impatto con questo display stupendo. E la nuova TouchWiz, una TouchWiz che non si snatura, ma dalle prime impressioni è assolutamente veloce. Come vedete, Samsung introduce una serie infinita di cartelle per racchiudere un po' tutte le applicazioni, ma quello che possiamo constatare fin da questo primo impatto è un'incredibile velocità di sistema. Devo dire, guardate qui la velocità di apertura del dialer telefonico, è davvero molto molto rapida. Ora vi faccio vedere anche i messaggi, molto veloce la stesura di un nuovo messaggio. La tastiera ci è sembrata la solita di Samsung, ma decisamente più reattiva. Questa è la nuova tendina delle notifiche, decisamente interessante, colori leggermente più tenui, e vi faccio vedere nelle impostazioni che Samsung non riesce a rendere leggermente più chiare anche la versione software, e come vedete c'è Android 6.0.1, quindi l'ultimissima versione software. Samsung punta moltissimo alla fotocamera e c'è da dire che il lavoro svolto è eccezionale. Troviamo un numero di megapixel inferiore rispetto allo scorso anno, ma la qualità è nettamente maggiore, i pixel sono più grandi, abbiamo una fotocamera da 12.3 megapixel, mentre per la frontale c'è una fotocamera da 5 megapixel. Come vedete c'è la stabilizzazione ottica, anche se muove il dispositivo l'immagine non si muove assolutamente. Io vi faccio vedere anche come riesce a riconoscere subito i volti, e la velocità di scatto è qualcosa di assolutamente impressionante. Samsung introduce varie possibilità all'interno della sua interfaccia fotografica, con anche la modalità Pro per scattare degli scatti assolutamente importanti. La velocità di messa a fuoco è stata ridotta al minimo perché ha lavorato sulla dimensione dei megapixel. L'apertura di questa fotocamera è da ben 1.7, quindi Samsung Galaxy S7 è capace di catturare davvero tantissima luce e riesce a registrare infine dei video in 4K. Questo è il display da ben 5.1 pollici 2K Super AMOLED di Samsung, un display assolutamente incredibile, come da tradizione
Samsung. Vi faccio vedere qualche immagine: neri incredibilmente profondi, il punto di bianco sembra molto molto pulito, e c'è da dire che la riproduzione dei colori è sì un po' satura, ma un piacere da osservare. Se siete amanti dei pannelli Samsung, questo è il loro miglior pannello in assoluto, è davvero chiara l'impressione di questo pannello, ci troviamo di fronte ad una perfezione. È vero, la risoluzione rimane la stessa dello scorso anno, ma è stato fatto un lavoro importante per quanto riguarda la visibilità sotto la luce del sole. Mentre per quanto riguarda la riproduzione audio, c'è da dire che Samsung non si è sbilanciata tantissimo. Ora vi faccio vedere, lo speaker rimane sempre qui sul fondo, non sappiamo a quanto ammonta la potenza in uscita, ma sicuramente Samsung ha lavorato per ottimizzare l'audio sia in uscita che con il jack audio. Come vi ho detto prima, Samsung è riuscita a ricreare un design davvero molto particolare e sottile, e all'interno di questo design è riuscita ad inserire una batteria da ben 3000 mAh. Prima non vi ho detto che questo dispositivo ha una certificazione IP68, quindi riesce tranquillamente ad andare sott'acqua, come vedete anche con le porte tutte a vista, quindi un device estremamente completo ed equilibrato da parte di Samsung. Questo dispositivo arriverà sul mercato intorno all'11 marzo, e c'è una piccola novità: chi farà il preordine di questo Samsung Galaxy S7 avrà in omaggio anche un Gear VR. Bene, per questa breve anteprima io ho concluso. Vi ricordo che su techzilla.it potete trovare tutti gli articoli inerenti ai nuovi Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace ed anche un commento. Ciao e alla prossima!